Geremia, capitolo 6. Figli di Beniamino, cercate un rifugio lontano da Gerusalemme, suonate la tromba in Tecoa, innalzate un segnale su Bet Kerem, perché dal settentrione avanza una calamità, una grande rovina. La bella, la voluttuosa figlia di Sion, io la distruggo. Verso di lei vengono dei pastori con le loro greggi. Essi piantano le loro tende intorno a lei. Ognuno d'essi bruca dal suo lato. Preparate l'attacco contro di lei. Alzatevi, saliamo in pieno mezzogiorno. Guai a noi, perché il giorno declina e le ombre della sera si allungano. Alzatevi, saliamo di notte, distruggiamo i suoi palazzi. Infatti così parla il Signore degli eserciti. Abbattete i suoi alberi ed elevate un bastione contro Gerusalemme. Quella è la città che deve essere punita dappertutto. In mezzo a lei non c'è che oppressione. Come un pozzo fa scaturire le sue acque, così essa fa scaturire la sua malvagità. In lei non si sente parlare che di violenza e di rovina. Davanti a me stanno continuamente sofferenze e piaghe. Correggiti, Gerusalemme, affinché io non mi allontani da te e non faccia di te un deserto, una terra disabitata. Così parla il Signore degli eserciti. Il resto di Israele sarà completamente racimolato come una vigna, ripassata con la mano, come fa il vendemmiatore sui tralci. A chi parlerò? Chi prenderò come testimone perché mi ascolti? Ecco, il loro orecchio è incirconciso, essi sono incapaci di prestare attenzione. Ecco, la parola del Signore è diventata per loro un obbrobrio, non si trova più nessun piacere. Ma io sono il Signore, sono stanco di contenermi. Riversalo sui bambini per la strada e sui giovani riuniti assieme, poiché il marito e la moglie, il vecchio e l'uomo carico d'anni, saranno tutti presi insieme. Le loro case saranno passate ad altri, così pure i loro campi e le loro mogli, poiché io stenderò la mia mano sugli abitanti del paese, dice il Signore. Infatti, dal più piccolo al più grande, sono tutti quanti avidi di guadagno, dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna. Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo, dicono pace, pace, mentre pace non c'è. Saranno confusi perché commettono delle abominazioni, non si vergognano affatto, non sanno che cosa sia arrossire. Perciò cadranno fra quelli che cadono, quando io li visiterò saranno abbattuti, dice il Signore. Così dice il Signore, fermatevi sulla via e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli rispondono, non ci incammineremo per essa. Io ho messo delle sentinelle per voi, state attenti al suono della tromba. Ma quelli rispondono, non staremo attenti. Perciò ascoltate, nazioni, sappiate, comunità dei popoli, quello che avverrà loro. Ascolta, terra, ecco, io faccio venire su questo popolo una calamità frutto dei loro pensieri, perché non sono stati attenti alle mie parole, hanno rigettato la mia legge. Che mi importa dell'incenso che viene da Seba, della canna odorosa che viene dal paese lontano? I vostri olocausti non mi sono graditi, i vostri sacrifici non mi piacciono. Perciò così parla il Signore. Ecco, io porrò davanti a questo popolo delle pietre d'intoppo, nelle quali inciamperanno assieme padri e figli, vicini e amici periranno. Così parla il Signore. Ecco, un popolo viene dal paese di settentrione,
Una grande nazione si muove dall'estremità della terra. Essi impugnano l'arco e le frecce. Sono crudeli, non hanno pietà. La loro voce è come il muggito del mare. Montano cavalli. Sono pronti a combattere come un solo guerriero contro di te, figlia di Sion. Noi ne abbiamo udito la fama e le nostre mani ci sono infiacchite. L'angoscia ci coglie, un dolore come di partoriente. Non uscite nei campi, non camminate per le vie, perché la spada del nemico è là, tutto intorno è terrore. Figlia del mio popolo, vestiti di sacco, rotolati nella cenere, prendi il lutto come per figlio unico, fa udire un amaro lamento, perché il devastatore ci piomba addosso d'improvviso. Io ti avevo messo fra il mio popolo come un saggiatore di metalli, perché tu conoscesti e saggiassi la loro vita. Essi sono tutti ribelli incalliti, seminano calunnie, sono bronzo e ferro, tutti corrotti. Il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco. Invano si cerca di raffinare, perché le scorie non si staccano. Saranno chiamati argento di rifiuto, perché il Signore li ha rigettati.